Resto in onda su Canale 5. Zeynep scopre che Benal è incinta. Come si comporterà Medi con la sua ex amante? Ecco le anticipazioni. Scopriamo insieme cosa rivelano le anticipazioni delle nuove puntate di Maiun My Mai My Destini, la soppa in onda su Canale 5. Le trame provenienti dalla Turchia parlano chiaro. Zeynep e Medi accantoneranno l'idea di divorziare per il bene della giovane Kibrit. Mentre avviano le pratiche d'affidamento per la bambina, così da toglierla dalla casa famiglia in cui è finita a seguito dell'arresto del Caraca, Benal avrà il potere di mettere fine alla nascente relazione con una notizia bomba. La donna è incinta di Medi e, dopo aver trovato sostegno da Zeynep, alla quale non ha raccontato tutta la verità sulla gravidanza, ricatterà la sorella del suo ex amante per riaverlo al suo fianco il primo possibile. Maddie esce di prigione nelle nuove puntate di My o My Destiny. Accusato di aver sfruttato due minori nella sua officina, Maddie è finito in prigione poco dopo aver chiesto a Zeynep di firmare l'annullamento del matrimonio, avendo scoperto le bugie della Gosco. Quest'ultima, tuttavia, avendo compreso che Maddie ha assunto chibri teali per dar loro un tetto sulla testa, essendo orfani e minorenni, si è lasciata intenerire dalla storia, e ha deciso di aiutare il marito. Kibrit, ancora minorenne, rischia di finire nel tunnel delle adozioni ed è disperata, dal momento che ha sempre considerato Medi come una figura paterna. Per fortuna, anche grazie all'aiuto di Zeynep, il giudice riconosce la buona fede del meccanico e lo scagiona da ogni accusa. Medi esce dunque di prigione e Zainep lo sorprende, facendogli una richiesta senza precedenti: per aiutare Kibrit loro dovranno rimanere sposati e avviare le pratiche della richiesta di affidamento. Il Caraca, sebbene scioccato dalla decisione della moglie, coglierà l'occasione per riavvicinarsi e per aiutare la sua giovanissima aiutante meccanico. Mentre Zelia e Sakine saranno felici della decisione, i due padri della Goscu si mostreranno decisamente contrariati. Anticipazioni: Mai o Mai Destini, Ecrem Traditore, Medi Sotto Shock. Mentre Zelia e Sakine sembreranno felici per la decisione di Zeynep e Medi, Dato che in questo modo i figli rimarranno sposati e non disonoreranno la famiglia con il divorzio, Ekrem e Nermin si opporranno con forza, cercando di far ragionare la figlia adottiva. È così che verrà a galla il segreto di Ekrem, che sconvolgerà Medi, e lo porterà a sua volta a scoprire cosa nasconde il ricco e potente uomo. Nel frattempo, Zeinep e il Karaka si comportano come due sposini modello, per far sì che l'assistente sociale affidi loro Kibrit. La visita che determina la riuscita del loro progetto, tuttavia, sarà totalmente mandata all'aria da Bayram che, ancora una volta, si ubriacherà in pieno giorno. L'assistente sociale, sapendo che la minorenne vivrà con questo uomo che ha evidentemente problemi di alcol, per non parlare degli scatti di violenza che nessuno osa nominare, segnalerà la questione nel fascicolo ufficiale per l'affidamento. Come se non fosse abbasta, entrerà in quel momento in gioco benal che incinta di Medi, coinvolgerà l'inconsapevole Zenepi in un malvagio piano per riavere indietro le attenzioni del suo ex amante. Mai o mai destini anticipazioni, Benal incinta, vuole tornare con Medi. Nelle nuove puntate di Mai o mai destini, Benal scoprirà di essere incinta dopo un test di gravidanza, e il padre è Medi. L'ex amante del Caraca è sconsolata, e sebbene sappia che è lei il motivo della separazione, si troverà ad appoggiarsi a Zeynep che, ignara di tutto, le offrirà una spalla su cui piangere. Benal racconterà a Lagoscu di voler abortire, poiché il figlio è frutto della relazione con un uomo sposato e Zeynep, sebbene contrariata, accetterà di accompagnarla in clinica per non lasciarla sola in un momento così delicato. Qui, a pochi minuti dal raschiamento, Zeynep si confiderà con Benal e le dirà di non aver ancora consumato il matrimonio con Medi riaccendendo nell'amante la speranza di poter tornare nelle grazie del Caraca. Così, la donna rinuncerà all'operazione e tornerà di corsa nel quartiere, contattando la sorella di Maddie per costringerla con un ricatto ad aiutarla. Cosa farà Maddie quando scoprirà che la sua ex amante è incinta? Un bambino potrebbe certamente cambiare tutto, nonostante il meccanico provi un forte sentimento per Zeynep. Mai o mai destini Anticipazioni dal 31 luglio al 4 agosto. Medi scopre il segreto di Ekrem. Mai o mai Destiny continua su Canale 5 dalle ore 15.45. Ecco cosa accadrà negli episodi dal 31 luglio al 4 agosto. La soap turca vede come protagonista di Metosdemir e si appresta a conquistare i telespettatori. Ecco cosa aspettarsi dalle prime puntate. Prosegue la messa della nuova soap del daytime di Canale 5. Mai o mai destini. Annunciata da alcune settimane, la serie riporta sul piccolo schermo nostrano il popolare volto di Dimethos Demir, che il pubblico ha imparato a conoscere nel ruolo di Sanem in Daydreamer le ali del sogno. La serie è costituita da 43 puntate della durata di oltre due ore ciascuna, suddivise in due stagioni, la prima da 12 episodi e la seconda da 31. In Italia, ciascuna delle puntate sarà suddivisa in ulteriori parti, per un totale di 39 episodi per il primo capitolo e 99 per il secondo. Di seguito ecco cosa aspettarsi dagli appuntamenti, in onda dal 31 luglio.